Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo il tutorial per realizzare questa campana pasquale. È semplicissima, ma è molto molto bella. Per realizzare questa campana io ho preparato anche un cartamodello. Non c'è il tutorial, ma c'è il cartamodello. Il tutorial seguite questo, in realtà è molto semplice. Lo potete scaricare al di sotto del video. Molte amiche già l'hanno scaricato perché in questo tutorial in realtà ci sono tre progetti, sono cioè quelli delle campane in patchwork che adesso vi mostro e poi in ultimo c'è questa che ho lasciato per ultimo perché è la più semplice, cioè è il regalo che facciamo all'ultimo minuto proprio per qualche amica, ma anche per la nostra casa, perché vediamo che è semplice. Guarda, io ve la rimostro di nuovo, a me piace tantissimo. Ok? Le altre ve le mostro. Le altre due campane che abbiamo realizzato insieme, potete vedere i tutorial, sono questa in patchwork e questa qui che anche se patchwork è più semplice di uno stile diciamo di più country, questo è un tipo, io l'ho chiamata shabby chic, vedete al di sotto c'è il cuoricino che pende, anche queste sono molto belle. Ma oggi, come vi ripeto, vi farò il tutorial di questo. Bene? Partiamo. Allora, per chi ha scaricato questo tutorial con allegati cartamodelli per le altre campane, ci sono anche questi due cartamodelli qui, uno e due, che trovate alla fine, che servono per realizzare la campana che vedremo oggi. Quindi ritagliate semplicemente lungo le linee, compresa questa linea tratteggiata. Ecco qui i cartamodelli ritagliati, ritagliateli sempre con una forbice per la carta, mi raccomando. Bene, prepariamo adesso il materiale. L'occorrente per questo progetto è, andiamo subito, due pezzi di juta che, anche vi do le misure. Di circa, quindi potete usare degli avanzi, 40 per 30, due pezzi 40 per 30. Poi per fare la parte questa qui io ho utilizzato un tessuto sangallo, è bellissimo, e se avete utilizzato altri tessuti però che ecco che c'è un bel contrasto, per fare dei lavori potete usare quello. Anche questo è 35 per 30. 35 per 30. Poi avrò bisogno dei fiocchi qui per decorare, di questo nastrino, quindi ho preparato, ecco, tipo 1 metro di questo nastro, ne ho aggiunto anche un altro perché poi lo possiamo personalizzare. In alto metterò questo cappietto, lo farò con quest'altro nastro. Ovviamente deve essere in tinta con questo tessuto che state abbinando alla juta, quindi se avete preso un panna potete prendere tranquillamente un color panna o un colore che si abbina per bene. Poi per realizzare, quindi ho bisogno di questi nastrini qui che non vi sto a dire, ce li avete sicuramente per casa. Poi dobbiamo realizzare questi tre fiori ed io ho preso degli avanzi di tessuto che contengono sempre abbinati come colore, anche questi, insomma. Poi lo vediamo come si realizza, ma avete bisogno di tipo 40 centimetri per 30. Ecco, se sono più pezzi piccoli li potete usare lo stesso perché per fare i petoli abbiamo bisogno di pezzi abbastanza piccoli. E poi c'è quest'altro tessuto pure che è un avanzo che si abbina con questo lilla che ho scelto che utilizzerò per fare questo fiore centrale. E poi ho in questo caso ho utilizzato questi fiori di legno. Questi sono sempre fiori di legno, però hanno dei decori al di sopra. Non mi dispiacciono. È ovvio che su questo punto, cioè, la parte centrale la potete fare, diciamo, usando anche la vostra fantasia e quindi utilizzando materiale che avete, diciamo, a disposizione. Bene, una volta che avete preparato tutto, vediamo come si fa la campana. Prendiamo uno dei due pezzi di juta e pieghiamolo. Oddio, la juta tende sempre, non è che la possiamo stirare, ma tanto non ci interessa. La pieghiamo secondo il lato più lungo, va
bene? Era un rettangolo, questo lato è più lungo, la ripieghiamo in questo modo. La juta, vi ricordo che non ha un dritto e un rovescio, quindi la possiamo piegare. Se poi voi riconoscete un dritto e un rovescio, lo potete mettere come volete. La piegate perfettamente a metà e la chiudete così con gli spilli, almeno due spilli. Bene? Ora prendiamo il cartamodello, questo più grande, qui è la zona tratteggiata, la mettiamo sul lato dove abbiamo chiuso. Vi faccio vedere, vedete? Qui è piegato. Io la vado proprio a posizionare in questo modo, quindi la linea tratteggiata su questo bordo. Una volta che l'ho posizionato, lo fermo con degli spilli. Mettiamo allineato per bene. Ecco qui. Ci siamo. Mettiamo anche qualche altro spillo, perché come abbiamo visto pure in altre occasioni, non è facile disegnare sulla juta, però se con un pennarello conviene tagliare direttamente. Quindi una volta che l'abbiamo fissata per bene, facciamo attenzione a non tagliare il cartamodello, perché questo cartamodello lo possiamo utilizzare tutte le volte che vogliamo. Andiamo a tagliare tutto attorno. Potete eventualmente, se le avete, utilizzare delle forbici, queste un po' più piccoline. Vedete, questa è grande. Poi nelle curve vi dà problemi. Questa qui invece vi faccio notare che segue meglio. È ovvio che potete fare un primo. Ok, qui vado a prendere lo spillo che ho messo sotto, lo tolgo. Potete fare prima un taglio, ecco, un po' più, diciamo, solo per togliere proprio l'eccesso, e poi andate a rifinire. Anzi, forse questo è il metodo migliore. Quindi ecco, adesso andate a rifinire proprio al bordo del cartamodello. Ci siamo. Vedete tutto questo qui? Eliminatelo. Togliamo gli spilli ed ecco che abbiamo ottenuto la prima sagoma della campana. Eccola qui. Perfetto. Ora mettiamo un attimo da parte questa e prendiamo invece il tessuto sangallo. In questo caso mettiamo dritto su dritto. Se avete un altro tessuto di merletto va bene lo stesso. Prendiamo la sagoma, questa volta questa sagoma più piccola, quindi che è rappresentata con il numero 2, la posizioniamo allo stesso modo. Allo stesso modo. Bene, e la fissiamo con gli spilli, uno almeno due spilli mettiamo, ed in questo caso possiamo prima fare un segno, perché beh, immaginiamo di utilizzare un merletto, possiamo fare lo stesso che abbiamo fatto nell'altro caso. Tagliamo prima in linea di massima, togliendo proprio l'eccesso. Ok, quindi in maniera molto grossolana togliamo questo e adesso con più precisione andiamo invece a riprendere la sagoma. Vi voglio dire che se volete utilizzare anziché questo sangallo che non tenderà neppure a sfilacciare, ecco perché io ho usato questo, se volete utilizzare altri tipi di tessuto dovete prendere dei tessuti che non tendono a sfilacciare, cioè che rimangono come tessuti fra virgolette fermi, compatti, va bene? A questo punto facciamo per bene anche questa curva. Forse è il caso di fare in quest'altra direzione. Ecco, non lasciamo spigoli vivi perché quelli sicuramente non sono desiderati. Una volta che abbiamo preparato, ecco qui lo riprendo per bene, ma solo piccoli ritocchi, non cambiate la sagoma, perché queste sagome sono studiate per fare un certo effetto. Adesso riprendiamo questo pezzo di tessuto di juta, centriamo, facciamo una cosa, richiudiamola così e
andiamo a mettere uno spillo qui dove l'abbiamo richiuso, uno in alto e uno più o meno nella parte bassa. Adesso riapriamo. Guardate, non deve prendere i due pezzi, deve essere solo per marcare questa zona qua. Adesso apriamo, facciamo la stessa cosa per questo tessuto, cioè lo chiudiamo in due e lo andiamo a mettere qui dove vediamo lo spillo, 1 e 2. Apriamo questo e fissiamo. 1 e 2 spilli. Ok, adesso apriamo per bene ed ecco posizionato. In questo caso fate attenzione a mettere il dritto, sì, il dritto sul davanti perché sarà la parte che poi noi vediamo della campana. Guardate, rimane lo stesso spazio attorno, quindi è ben posizionata. Se dovete spostarla un pochino, ovviamente in questa fase lo potete fare perché l'avete solamente poggiata, Però mi sembra che ci siamo. Rimane attorno allo stesso spazio. Dopo aver fatto questo, la rifissiamo di nuovo per bene. Quindi mettiamo, io ho messo 4 spilli. Se avete necessità, ne mettete anche qualcuno in più. Andiamo alla macchina da cucire. E alla macchina da cucire vi faccio vedere la campana già realizzata. Andiamo ad attaccare con un punto a zig zag. Ho utilizzato ovviamente un filo che ha la stessa tinta di questo pizzo sangallo. Bene, quindi faccio tutto attorno, lo vado praticamente ad applicare. Ecco, come vi dicevo, ho semplicemente applicato con un punto a zig zag. Se volete utilizzare un altro punto decorativo, lo potete fare. Togliete quindi gli spilli. La parte frontale della nostra campana è terminata. Scusate, ma io quando vi ho detto l'occorrente, non vi ho detto che all'interno dobbiamo mettere un'imbottitura. Ma ne serve veramente pochissima. Mi perdonerete per questo, spero. Ok, quindi una volta che abbiamo preparato questa parte frontale, che è la parte che sarà, diciamo, quella in vista, noi andiamo a prendere l'altro pezzo di juta. Vi ripeto che non c'è un dritto o un rovescio, ma se voi ce l'avete, mettete rovescio sul rovescio. E le andate proprio, ah, c'entra pure così, perfetto. Andiamo a posizionare sul nostro pezzo di juta sottostante in modo tale che rimanga tutto all'interno, la sagoma rimanga tutta all'interno. Quindi andiamo a fissare. Ecco qui, mettete per bene e lo fissate. Adesso in questa fase qua mettiamo anche la parte per appendere, vediamo la campana, cioè questo nastrino qui. Io questa volta posso utilizzare per esempio un pezzo di questo cordoncino, la lunghezza in base a dove la volete, diciamo, pensate di appenderla. Io volevo però usare questa volta, ecco, questo nastro qui. Allora, per appendere questo nastro noi dobbiamo ovviamente vedere qui, aspettate un attimo, togliamo gli spilli, andiamo a mettere nella parte centrale, cioè la risovrapponiamo un attimo, eccola qui, meno male che ho aperto, c'era uno spillo all'interno. Allora, la parte centrale è questa qui. Vedi, io posiziono proprio questo spillo nella parte centrale per individuarla. Adesso apro e proprio dove ho messo lo spillo inserisco questo nastro, lo metto così e lo metto all'interno. Guardate, proprio posizionato dove c'è lo spillo. Ovviamente lo fisso perché sennò si muove. Faccio e rifisso di nuovo. Quando lo mettete, fate in modo che questo nastro arrivi oltre la parte di tessuto sangallo. Poi, ovviamente, riposizionate il tutto per bene. E adesso andiamo alla macchina da cucire. Andiamo a cucire, vi faccio vedere anche quest'altra, praticamente in corrispondenza di questa cucitura, cioè tra
tra il pizzo San Gallo e l'aiuta. E andiamo a fare una cucitura tutto attorno, lasciando nella parte bassa un'apertura di qualche centimetro, cioè un'apertura di 8 centimetri. Ecco, lasciamo questa apertura di 8 centimetri. Per ricordarci di questa cosa, ci mettiamo due spilli, uno e dopo 8 centimetri circa ne mettiamo un altro. Vi faccio notare che la cucitura deve essere praticamente o sovrapposta a quella che abbiamo fatto, o guardate, qui non si vede neppure, dietro si vede un po' meglio. Praticamente la facciamo a filo di questo, a proprio sul bordo del sangallo, lasciando questa apertura. Qui possiamo insistere passando casomai due volte per fissare meglio, ma sarà molto leggera, quindi molto leggera, non è neppure. Bene, ho cucito, vedete, la cucitura non si quasi vede, dietro si vede un po' di più. Io l'ho fatta con un punto dritto, perché tanto quella non ha neppure una funzione decorativa. Togliamo tutti gli spilli. Adesso con le forbici andiamo a ritagliare la parte sottostante proprio come quella che c'è nella parte superiore. Facciamo molta attenzione a questo cappietto che noi provvediamo a mettere in sicurezza, anzi io vi consiglio di fare così. Fissiamolo davanti, perché altrimenti quando andiamo a passare le forbici possiamo anche in maniera, diciamo, possiamo tagliarlo e a quel punto dobbiamo ricucire. Quindi ecco qui, io ritaglio per bene, tolgo prima questo eccesso e poi continuo a seguire. Ecco, vedete, io passo qui, perfetto. La sagoma la facciamo allo stesso modo. Se poi dobbiamo fare qualche piccolo ritocchino, ovviamente alla fine la risistemiamo, che essendo a vivo, perfetto. Ecco qui, la nostra campana è pronta. Vi ricordo che qui c'è l'apertura per poter mettere un pochino di imbottitura all'interno. Togliamo ovviamente questo spillo e andiamo a prendere un po' di imbottitura che abbiamo, anche dei ritagli. Ecco qui, per esempio, vedete, questi qua sono dei ritagli di altri lavori che abbiamo fatto. Ecco, li strappiamo un po' così e la possiamo riutilizzare tranquillamente. Ovviamente in questo caso riempite a piacimento, cioè in base, fate attenzione a riempire bene queste zone qui di angolo, che altrimenti rimangono più vuote. Ecco qui, io ho messo all'interno un pochino di imbottitura. Come vi ripeto, ho messo tutti i pezzi che avevo degli avanzi, Ora, una volta che ho terminato, chiudo un attimino così, riappoggio i tessuti, metto a circa un centimetro qua uno spillo e vado con la macchina da cucire e chiudo solo questo pezzo. Ecco qui, io ho chiuso questa parte più bassa. Ovviamente rimuoviamo l'imbottitura e riprenderà tutta quanta la sagoma. Ora passiamo alla decorazione. Come prima cosa prendiamo il nastro che vogliamo mettere nella parte più alta e facciamo un fiocco. Io l'avevo già preparato perché stavo facendo le mie le prove. Eccoli qua. Ok. Si vede bene anche così. A me, per esempio, piace così, lo metterò così. Se mi piace più lungo, insomma, queste sono cose abbastanza soggettive. Ecco qui, sono soddisfatta in questo modo, quindi metterò questo fiocco. Questo fiocco lo posso o attaccare, io lo farò con la colla a caldo, ma lo potete tranquillamente attaccare, per esempio, a mano. Si vedrà in alto. Adesso prepariamo invece quella che è la decorazione che andrà nella parte più bassa. Vediamo quindi come preparare i fiori. Io ne ho messi tre, ne potete ovviamente mettere anche qualcuno in più. Ok, prendiamo i tessuti che abbiamo scelto, cioè, come vi ripeto, possiamo tranquillamente utilizzare degli avanzi. A me è un unico pezzo, ma se avete dei pezzi più pezzi piccoli, li potete tranquillamente utilizzare. Allora, per ogni fiore abbiamo bisogno di 5 petali circolari. Io utilizzerò come per fare questo fiore un bicchiere. Vi dico però qual è il diametro di questo bicchiere,
circa 9 centimetri, va bene? Se 8 e mezzo, se 9 e mezzo, insomma, va benissimo. Ovviamente verrà, la differenza non si noterà neppure. Allora, io, ecco, faccio segno, questa penna non scrive, ovviamente voi prendete una penna che scrive. Ok, e andate a fare. Per ogni fiore io ne farò due di questo colore, quindi farò 10 cerchietti su questo tessuto. Guardate, questi cerchi li posso fare anche, mo vi faccio vedere, anche molto vicini l'uno all'altro, perché io ritaglierò proprio lungo, non devo lasciare un margine di cucitura per capirci. Quindi farò 3, 10 cerchi di questi. Insomma, vi faccio vedere come si ritaglia, ma è evidente che non penso che serva un tutorial per ritagliare un cerchio. Allora, prendete questo pezzo di tessuto con le forbici, seguite il contorno. Quindi io ne ho preparati 10, vi voglio un attimino ricordare perché farò due fiori di questo colore. Per ogni fiore avete bisogno di 5 petali. Quindi ritagliateli proprio sopra la linea. Ritagliatevi tutti questi cerchi. Ovviamente vi faccio vedere il procedimento per un fiore, poi voi se volete mettere anche più fiori lo potete fare. Allora, preparatevi tutti i cerchietti, io vi consiglio di mettere tutti i cerchietti belli preparati, ok? Adesso prendiamo il cerchietto, questo è il dritto, ovviamente il rovescio, chiudiamo rovescio su rovescio, così in questo modo, e poi di nuovo così. Scusate. Allora, chiudiamo dritto rovescio su rovescio, chiudiamo in questo modo ed in questo modo. A questo punto prendiamo l'ago con un filo abbastanza robusto, oppure mettiamo in due un filo normale. Allora, ago e filo, fate ovviamente il nodino alla fine e poi andiamo a fare ad unire questi petali. Vi ripeto, lo dividete a metà e poi lo chiudete in questo modo qui. Ovviamente potete farlo anche in maniera diversa, questo è quello che mi piace. Puntate con il filo e poi fate in questo modo. Ovviamente, siccome è il primo, io vi consiglio di ribattere bene, altrimenti poi quando mettiamo gli altri petali, poi subito dopo questo punto qua, rimettete l'ago e richiudete così. Ecco qui, il primo petalo è pronto. Ora prendiamo questo secondo disco, lo richiudiamo in questo modo. Vedete, io ho lasciato qui la, mettiamo questo e questo così, e guardate, punto 1 2 prima della, prima di questo segno questo, e poi, ok, poi ripunto qui e qui, e ho assemblato anche il secondo petalo. Ecco qui i due primi, i due petali. Lo faccio così per tutti e 5. Chiudete, richiudete e richiudete. A questo punto puntate qui, esce di qua. Ecco, metteteli in maniera sequenziale, ovviamente. E poi così. Vi metto e poi così. 3. A questo punto prendiamo il quarto, ve lo faccio vedere. Guardate, è veramente semplicissimo, eh? 1. Dopo che avete fatto tutti e due, ovviamente tirate, mettiamo l'ultimo petalo e ovviamente vi faccio vedere come chiudere. 1 e 2. A questo punto dobbiamo chiudere il nostro fiore. Quindi da questo riandiamo al primo petalo che abbiamo inserito con il filo, facciamo così. Ovviamente lo andiamo ad adattare bene. Io ne ho messi 5 di petali e viene così. Poi lo possiamo, se volete mettere qualche petalo in più, potete provare, sperimentare, dipende anche dal tessuto che voi usate. Comunque il primo e l'ultimo petalo comunque li dovete riunire per bene. Poi potete unirli, attaccarli comunque con il filo, oppure io vi consiglio la colla a caldo. Andate, una volta che avete fatto tutti i fiori che volete realizzare, lo posizionate qui, lo attaccate con la colla a caldo e poi
andate sempre con la colla a caldo ad attaccare anche questo che è il bottone che ho messo così in alto. Quindi mettete i vari fiori in basso e questa sarà. Se volete mettere degli altri nastri che escono qui nella parte bassa, ovviamente lo potete fare. Quindi io direi che tutto quello che dovete sapere per realizzare questa campana ve l'ho sostanzialmente detto, e aspetto l'amica che mi diceva che era domenica e volevo realizzarla. Io il tutorial l'ho fatto, sono sicura, cara amica, che ne realizzerai più di una, perché queste campane sono veramente deliziose, ecco quella che avevo già preparato in precedenza. E ciao amiche, al prossimo tutorial. Mi raccomando, lasciate un commento e se vi va, mettete un like. Ciao amiche, al prossimo tutorial.